sono Gianluca Cantoro, sono un fotointerprete e un archeologo dei paesaggi, quindi mi occupo principalmente di fotografia storica del paesaggio per la ricerca archeologica. Attualmente sono impiegato presso l'Istituto di Studi Mediterranei della Fondazione per la Ricerca e la Tecnologia, che ha sede in Grecia, che è sostanzialmente il gemello greco del CNR. E lavoro qui e vivo qui in Grecia da ormai 10 anni, anche se appunto, visti gli ultimi sviluppi, probabilmente tornerò in Italia appunto a lavorare per il CNR. Nella presentazione che avevo preparato per oggi, l'idea era appunto quella di presentarvi uno studio, una ricerca che ho condotto insieme ad altri due colleghi. Stefania Michalopoulou e Cristina Tsikonaki, entrambi greci, appunto, la prima archeozoologa e l'altra professoressa presso l'Università di Creta, per lo studio del paesaggio montuoso cretese. L'outline della presentazione è quello che vedete un po' qui, è divisa in quattro sezioni, partendo da una breve introduzione sull'archeologia aerea tradizionale, metto tradizionale fra virgolette perché appunto tutto sommato, per quanto abbia avuto un grosso sviluppo anche negli ultimi periodi, si tratta ancora di una disciplina in corso di formazione per alcuni versi. E sarò piuttosto breve su questa parte iniziale perché ho visto che anche colleghi prima di me hanno presentato alcuni aspetti metodologici, diciamo, necessari, per poi muoversi verso l'idea che ha spinto la nascita di questo progetto sui Monti Cretesi. Quindi l'idea un po' pionieristica probabilmente di applicare l'archeologia aerea al territorio montuoso e vedere cosa ne può venire fuori. Vi presenterò appunto una serie di immagini, una serie di casi di studio delle ricognizioni aeree che ho condotto personalmente, col supporto appunto dei colleghi di cui parlavo prima, e un passaggio fondamentale che è l'ultimo, quello del punto 4, con il coinvolgimento delle comunità locali. Vi dirò anche in che modo, in un certo senso, questo ha aiutato la ricerca e, in maniera ideale, ha anche aiutato la comunità locale. Vado subito a cominciare con la parte dell'archeologia aerea tradizionale, alcune notazioni storiche, soprattutto per la nascita come italiani, diciamo, siamo soliti far risalire la nascita dell'archeologia aerea a Giacomo Boni, il quale aveva intuito, grazie alla collaborazione con il genio militare, della possibilità di avere un punto di vista completamente diverso utilizzando fotografie dal pallone frenato, che è quello che vedete in questa immagine sulla destra della presentazione. Aveva intuito, non era sicuramente stato il primo a raccogliere fotografie aeree da piattaforme come quella del pallone o anche da aeroplani, ma sicuramente era il primo che ha cominciato ad applicarla per lo studio archeologico della topografia antica e della formazione, della distribuzione delle varie strutture in ambito archeologico. Vedete qui, riconoscerete nel centro di questa immagine le corde, diciamo, di tensione di questo pallone frenato, appunto alcune delle sue foto rimontate insieme in una sorta di fotomosaico ante litteram. Col tempo l'archeologia aerea si è trasformata in un modo, un approccio per la lettura della stratificazione del paesaggio, quindi con fotografie storiche che ci rappresentano realtà in evoluzione e in continuo cambiamento di un paesaggio, del paesaggio moderno, ci permettono di avere un punto di vista privilegiato su molte delle interazioni fra uomo, ambiente e natura, e anche ci permettono di comprendere in maniera migliore proprio lo sfruttamento delle risorse naturali e del territorio, appunto, rispetto a una tradizionale visione dal basso. Immagine simbolo avete già visto anche in altre presentazioni. Qui ci troviamo nel sud Italia, nella zona di Foggia, con questi cerchi che voi vedete al centro di questa fotografia, sono dei compound cosiddetti, cioè dei fossati neolitici, di datazione neolitica, che seguono, diciamo, un po' questa visualizzazione schematica, che è quella della formazione delle tracce che noi vediamo nelle immagini aeree al terreno. Quindi,
la formazione di fosse e buche, semplificando moltissimo il complesso sistema della formazione delle tracce archeologiche, in prossimità delle buche la vegetazione cresce in maniera più rigogliosa e più verde, e in prossimità di strutture sepolte, come possono essere strutture murarie, la vegetazione è in difficoltà e quindi manifesta con un colore più chiaro, in questo caso, la presenza di qualche struttura nel sottosuolo. Di fatto, alcune di quelle strutture che vi ho fatto vedere due slide prima sono state anche scavate, e qui sulla destra è quello che viene immaginato come una possibile ricostruzione di una struttura, di un abitato neolitico. Vi faccio vedere questa ricostruzione soprattutto perché la fotografia aerea in questi territori ha consentito un salto di qualità, perché molte di queste strutture o questi fossati possono anche essere privi di materiali archeologici. E quindi capire bene che solo nella visione dall'alto abbiamo la possibilità di documentare delle strutture cronologicamente ben definite, perché basate su confronti con altre strutture scavate, e che però col tempo rischiano di sparire completamente e di non restituirci un quadro fedele della situazione del passato. E facendo un salto appunto dall'aereo, in questo caso sul terreno, qui vedete Bradford, che è uno dei primi che si è occupato di queste fotografie archeologiche aeree nel sud Italia, lo vedete in piedi al centro di uno di questi compound. Quindi solo con un occhio attento si può riconoscere una struttura circolare dall'ombra che vediamo qui in queste strutture, in questa crescita della vegetazione, ma ovviamente senza avere indicazioni sulla possibilità che qui ci possano essere questo tipo di strutture, sarebbe praticamente impossibile con una ricognizione a terra tradizionale individuare strutture di questo tipo. L'Università di Foggia, anche dove ho conseguito il mio dottorato, ha anche condotto una serie di campagne di monitoraggio, in un certo senso, delle strutture delle zone già fotografate nel 1945 da Bradford, e qui in queste immagini avete una rappresentazione evidente di come tracce molto ben visibili nella foto sulla destra del 1945 siano completamente scomparse già nel 2003, o anche addirittura sostituite, in un certo modo, il terreno utilizzato per la costruzione di fattorie o, diciamo, di produzione agraria moderna. Ovviamente l'archeologia aerea non è solamente fatta su pianure, e questo è un po' il punto della mia presentazione. Qui ad esempio vedete una fotografia di una zona montuosa in Ungheria, una fotografia del 2010, in cui è stato possibile individuare tracce murarie di un sito dell'età del bronzo. Vedete qui, spero che riusciate a vedere anche la freccia del mouse, di un sito dell'età del bronzo noto dalla presenza di materiali, ma difficilmente localizzabile sul terreno per via della folta vegetazione. Solo con la fotografia aerea è stato possibile individuare, tramite la crescita differenziata della vegetazione proprio sulle strutture murarie, il confine di questo villaggio. Ovviamente, come hanno detto colleghi prima di me, c'è anche un tipo di archeologia aerea che si basa sulle sopravvivenze nell'abitato. Abbiamo qui due esempi: a sinistra è quello di Lucca e a destra è quello di Firenze, in cui nel caso specifico due anfiteatri sono sopravvissuti nelle varie modificazioni, anfiteatri romani sono sopravvissuti nelle varie modificazioni del paesaggio e del paesaggio urbano e della configurazione urbana. Fatta questa premessa, quindi, sull'archeologia tradizionale, come è tradizionalmente intesa, vi introduco l'idea che ha spinto la mia ricerca per alcuni anni qui a Creta. Come applicare la fotografia aerea su territori montuosi? Infatti, avete visto finora, la maggior parte anche dei colleghi hanno fatto giustamente sottolineato l'importanza di questo metodo di ricerca per territori pianeggianti. Ma cosa succede sulle zone montuose? Ho scelto di lavorare soprattutto a Creta, per la sfida, diciamo, di un territorio completamente montuoso. Qui vedete una rappresentazione di Horman, rappresentazione artificiale, ovviamente non è un'immagine reale, è stata ricostruita al computer,
dell'isola di Creta, definita da Mutton come una sorta di catena montuosa che emerge dalle acque, per sottolineare proprio l'importanza predominante delle montagne nel paesaggio cretese. È una visione da sud-est dell'isola. E quindi il progetto che vi sto presentando è un progetto che è stato finanziato nel 2017 da una fondazione di ricerca qui in Grecia, ad Atene, e che mi ha consentito di giocare, se mi permettete il termine, con la fotografia aerea sui territori montuosi e provare a vedere quali tipo di informazioni si possono ricavare anche da un paesaggio apparentemente deserto o quasi inaccessibile in alcuni punti. Come abbiamo visto anche in precedenza, l'archeologia aerea ha un forte legame con lo studio del paesaggio. Io infatti, personalmente, sono anche archeologo dei paesaggi, proprio per questa relazione continua che ci interessa e che ci attira fra l'uomo, l'ambiente e il territorio che lo circonda. Man mano che uno si addentra in questo studio dell'archeologia dei paesaggi, si rende conto di come molti più fattori, che non semplicemente uomo, paesaggio e territorio, influiscano sulla formazione di quello che noi vediamo oggi. E che semplicemente la definizione di un territorio come montuoso non ovviamente blocca nessun tipo di sfruttamento delle risorse. Creta è caratterizzata soprattutto da tre principali catene montuose, l'Efkaori, che è quella che vedete qui, oltre 2.400 metri, il nome greco è Madares, anche oltre all'Efkaori. Che vuol dire appunto monte calvo, quindi spoglio senza, privo di qualsiasi vegetazione, già vi dà un'idea appunto delle difficoltà di individuare quello che in altri territori viene definito come crop mark, ovvero tracce della vegetazione, della crescita del grano in particolare, in un territorio come questo, completamente privo di vegetazione. L'altra catena montuosa è quella dello Psilolitis, ovvero il Monte Ida in italiano, anche questo molto montuoso, che però presenta alcuni plateau, alcune piattaforme sopraelevate, dove c'è come questa che vedete in questa immagine. E fra l'altro, facendo un salto verso la parte finale della presentazione, in cui vi parlo del coinvolgimento delle comunità, notando la differenza di quota fra le due catene montuose, questa 2456 e lo Psiloriti 2452. Notate la minima differenza, molto spesso, lo dico simpaticamente, sono costretto a cambiare questa presentazione a seconda che lo presenti nella zona di Ratio o nella zona di Cagnà, dove i due monti sono presenti, perché ovviamente le montagne qui in Grecia danno una sorta di sensazione di orgoglio, e quindi chi ha il monte più alto vuole che venga manifestato in qualche modo. L'ultima catena, l'ultimo blocco montuoso è quello invece della zona di Lasiti, quindi a est dell'isola, che è quello che vedete qui, rappresentato in questa immagine. Tutto questo, tutta la mia ricerca appunto si è basata su un territorio montuoso per il 52%, che in sé non è un grande dato negativo in un certo senso. Il problema è che il restante territorio, il restante 48%, è collinare. Per darvi un'idea, in numeri, la Sicilia, che pure è circa 3 volte più grande di Creta, ha un territorio montuoso del 25% e una zona collinare del 61%. Nel 48% collinare di Creta va anche inserito un 2-3% di pianura. Quindi, ritornando all'archeologia cosiddetta archeologia aerea cosiddetta tradizionale, capirete com'è le superfici sulle quali un archeologo aereo può identificare strutture archeologiche, sono veramente limitate. Questa è una delle poche zone pianeggianti, nella zona subito a sud di Iraklio. La città di Iraklio, in questo caso, la vedete in basso, inizia in basso a sinistra di questa immagine. E una delle prime immagini con le quali ho avuto modo di lavorare è questa qui, un'immagine recuperata dall'archivio fotografico americano. Della zona appunto a sud di Iraklio, più o meno nella stessa zona di cui facevo vedere prima, immagine molto importante perché noterete qui la presenza di bombe e qui la zona del fumo. È una foto utilizzata per documentare nel corso della Seconda Guerra Mondiale l'avvenuto bombardamento, e addirittura in una nota a margine di questa fotografia si legge l'approccio chirurgico delle bombe, che è riuscita a bombardare l'obiettivo senza
danneggiare le strutture antropiche, come vedete qui, una piccola città. L'obiettivo militare in questo caso lo vedremo girando la fotografia, orientandola a nord e in questo caso posizionandola su Google, e sostanzialmente, vedete, per la direzione delle bombe, si tratta appunto dell'aeroporto di Castelli, che è un aeroporto secondario di Iraklio e che, visto il flusso turistico sull'isola di Creta, sta avendo uno sviluppo e diventerà probabilmente il nuovo aeroporto principale dell'isola. Vi dico anche questa notazione perché la cosa più importante, diciamo, una delle cose anche importanti dei valori raggiunti, diciamo, della fotografia aerea è anche quella nella protezione civile. In un progetto che stiamo conducendo anche con l'Aerofototeca Nazionale Italiana e con la Fondazione Bruno Kessler, in particolare Fabio Remondino della 3D Optics all'interno della Fondazione Bruno Kessler, è proprio quella nella capacità di identificare se le bombe siano o meno esplose durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi posizionarle correttamente e fornire uno strumento per la protezione civile di conoscenza della presenza eventuale di bombe inesplose nel terreno. Quindi in un grande lavoro come questo di un aeroporto, la fotografia aerea storica può avere anche un'utilità sociale diretta. E le maggiori aree di interesse dell'isola di Creta, per come ho voluto suddividerle in questa presentazione, sono per la maggior parte inaccessibili o difficilmente accessibili, proprio perché è un territorio montuoso. Sono spesso difficili da ricognire o da sottoporre a ricognizione e da mappare. Per la gran parte sono a rischio, vedremo alcuni esempi di che tipo di rischio, a che tipo di rischio sono esposte. Sono spesso anche invisibili per gli approcci tradizionali. Farò qualche esempio anche delle immagini satellitari, come non siano in grado allo stato attuale di documentare alcuni tipi di strutture qui nell'isola o in territori montuosi in generale. E poi anche alcune limitazioni tecnico-legali del volo in Grecia che, se avremo tempo, vi accennerò verso la fine. L'idea di partenza era quella che, trattandosi di territori deserti, trattandosi di territori brulli, completamente privi di vegetazione, in realtà la vita su queste montagne sia praticamente inesistente. In realtà, già cominciando a fare alcuni voli ricognitivi già una decina di anni fa, ho cominciato a vedere una ricchezza del patrimonio che francamente non mi aspettavo. E è un territorio dinamico, quindi vi farò vedere una serie molto velocemente di immagini per darvi un'idea del tipo di cambiamento e del tipo di documentazione che è possibile vedere, avendo un punto di vista dall'alto. Qui in particolare vedrete nella parte bassa della fotografia una struttura con un certo tipo di orientamento e la coltivazione di ulivi, in questo caso sono delle piante ancora giovani, completamente in un'altra direzione. Per dirvi come molte di queste zone, le poche zone diciamo accessibili, sono spesso anche le stesse zone dove si continua l'attività insediativa e quindi anche le coltivazioni più o meno invasive possono influire e spesso influiscono sul danneggiamento delle strutture archeologiche. Questo è ancora un altro paesino nel sud di Iraklio, in cui vedrete il piccolo paesino, il piccolo villaggio nella parte alta della fotografia, al centro, su questa piccola sopraelevazione, questa collinetta, il cimitero, e noterete in questa parte qui, verso il centro più basso della fotografia, la presenza di strutture di epoca bizantina, che sono state quasi completamente ignorate nel corso della vita di questa zona di territorio. E molto spesso, quando ho fatto queste ricognizioni aeree, ho fotografato delle zone e poi ho condiviso con dei colleghi aerofotointerpreti le fotografie. Molto spesso questa fotografia è una di quelle che porta maggiori problemi, perché dice: per quale motivo hai fotografato questa zona? In realtà, zoomando, avvicinandosi di più al centro del fotogramma, come vedete qui, ci sono una serie di strutture quasi rettangolari o a volte molto perfettamente rettangolari, che sono di origine geologica quasi sicuramente, che però molto spesso vengono riutilizzate a fini antropici, cioè nel senso di insediamento o come strutture abitate, oppure vengono semplicemente
utilizzate come cave per l'approvvigionamento di pietre per la costruzione di case. Una struttura come questa, molto ben mimetizzata, fra virgolette, nel paesaggio, è molto difficile da identificare anche con i più sofisticati algoritmi di riconoscimento automatico, e spesso richiedono l'occhio umano e molto spesso anche la verifica a terra. Però con paesaggi così complessi come questi, spesso la verifica a terra diventa proibitivo. A volte, come vedete in questa immagine, anche siti ben noti, senza l'alta risoluzione delle immagini, diciamo, è praticamente impossibile individuare l'esatta localizzazione di alcune strutture. Qui si tratta di della zona di Veripetro, nell'area di Cagnan, nella quale solo con una ricognizione da drone, quindi a bassa quota, con camere ad alta risoluzione, è stato possibile individuare quello che nella fotografia viene evidenziato con delle frecce bianche, che è il corso di una struttura muraria nota per la restante parte, ma che era sostanzialmente ignota in questa zona. Il monitoraggio continuo delle zone montuose permette anche di avere situazioni come questa, in cui un incendio boschivo, probabilmente doloso purtroppo, ha permesso di mettere in evidenza alcune strutture parzialmente note. Vorrei soprattutto attirare la vostra attenzione sulla parte, su questa struttura di castello ottomano, nella parte alta della fotografia, perché noterete da un dettaglio, qui ho rappresentato in rosso la parte più antica della struttura e in grigio l'aggiunta successiva. Se voi vedete questa fotografia in alto, se notate la sezione del muro è di colore rosso, perché probabilmente anche le malte che sono state usate hanno ossidato o sono già ossidate di loro e quindi sono di colore rosso. Quando la struttura è crollata, le pietre del crollo, che sono queste più scure che vedete nella parte aggiunta, sono state riutilizzate per creare una zona di protezione per il bestiame. Quindi vedete come anche dei monumenti archeologici che andrebbero protetti sono in realtà riutilizzati per via delle difficoltà appunto di trovare risorse su zone montuose. O ancora un altro esempio che spesso trovo molto simpatico qui. Abbiamo un altro castello di tipo ottomano con la divisione dei terreni moderna che addirittura ignora completamente questa struttura e la taglia di netto. E ancora a dimostrare non certo un disinteresse verso il patrimonio culturale, ma semplicemente un'ottimizzazione delle risorse disponibili nel territorio. E qui ancora un altro esempio di quelli che qui vengono chiamati aloni, sono queste strutture circolari per la trebbiatura del grano. Sono cose magari, sono elementi del paesaggio probabilmente minori, se pensiamo ai monumenti archeologici anche distribuiti su tutta l'isola di Creta, la civiltà minoica che ha sicuramente dato un'impronta decisiva a tutta l'isola e poi all'occupazione veneziana, ma che sicuramente ci danno un'indicazione anche della storia del territorio. Se notate, infatti, abbiamo questa struttura per la mietitura, per la trebbiatura del grano, ma non abbiamo coltivazioni di grano nei dintorni. Ora sono tutti oliveti, per dimostrare come sia cambiato sostanzialmente anche l'uso del territorio e che queste strutture, seppur minori, di minore importanza, ci danno comunque un'indicazione storica del passato. Qui abbiamo ancora un altro esempio, sempre nello stesso incendio boschivo di cui parlavo prima. E qui una rappresentazione di come avviene l'utilizzo appunto di queste strutture. Ad esempio l'immagine che voi vedete in alto a destra è un esempio italiano, è un esempio di Lecce. Anche qui vedete la presenza di una struttura per la trebbiatura del grano e sullo sfondo degli uliveti. Quindi ancora un cambio della produzione e dell'utilizzo del territorio. Altra informazione che ci danno, in questa immagine mi sono divertito a evidenziare tutte queste piccole strutture circolari, ne ho contate almeno 17, ma probabilmente sono molto di più, in una zona geografica molto piccola. E qui ci dà anche, questa distribuzione spaziale ci dà anche un'idea dell'utilizzo e della condivisione di questo tipo di strutture. Se ogni appezzamento di terreno ha bisogno del suo,
capirete come la condivisione in questo caso non sia una delle priorità. Qui un altro esempio piuttosto drammatico da un certo punto di vista. Siamo a sud di Hierapetra, a sud dell'isola, nella zona di Hierapetra, Stomio in particolare, in cui tutti questi capannoni che voi vedete in blu sono delle greenhouse, sono dei capannoni appunto per la produzione agricola. Qui in un'immagine satellitare del 2010 e qui in un'immagine storica del 1960. Ovviamente intuirete immediatamente quanto questo tipo di strutture possono aver cancellato completamente qualsiasi tipo di attestazione archeologica pur presente nella zona, perché ovviamente per la costruzione di questi capannoni per la produzione agricola sono necessari grossi lavori di manutenzione e di riassettamento del terreno in generale. Ancora altri esempi di paesaggio monumentale agricolo in questo senso, queste sono le cosiddette pesules, cioè sono dei terrazzamenti, dei microterrazzamenti per la coltivazione della vite a volte o dell'ulivo molto più spesso, che a volte coprono intere zone del territorio. Ancora un altro esempio di inaccessibilità, qui sulla parte più alta della montagna noterete al centro di questa immagine un sito archeologico noto, e sullo sfondo a sinistra la città di Iraklio. E catene montuose piuttosto importanti che spesso richiedono anche particolari abilità per il pilota per sollevarsi in quota nel caso di condizione aerea tradizionale. Quello che voi vedete qui in basso a sinistra dell'immagine è una grotta. Quando vi facevo riferimento al remote sensing tradizionale con immagini satellitari, capirete come questo tipo di strutture, spesso abitate, spesso utilizzate, siano praticamente invisibili per via della visione dall'alto e siano visibili solo o con la ricognizione a terra o con la visione obliqua dall'aeroplano. Molte anche le attestazioni moderne, qui riconoscerete una cappella ortodossa in cemento, quindi sicuramente moderna, con delle caprette nei dintorni. In sé non è nulla di particolarmente impressionante, se però la guardiamo nel contesto più generale, vedete qui in alto a destra. Noterete la quota alla quale è stata costruita e quindi anche l'impegno di risorse necessarie per la costruzione di questo tipo di strutture. Paesaggi fossili o vivi, soprattutto perché, come vedete qui, gli abitanti principali, in un certo senso delle montagne, in un territorio desertico, sono soprattutto gli animali, le pecore o le capre, che formano e che modificano il territorio e che lo modificano completamente, come vedete qui, sembra addirittura nascere sugli alberi in un certo senso, e che però in un lavoro molto serio e molto importante che è stato fatto sulla formazione del paesaggio cretese sono stati anche studiati in dettaglio per vedere come l'attacco, diciamo, delle pecore, delle capre possa influire e modificare il territorio intero. Ancora un altro esempio legato alla pastorizia, questa struttura in basso allungata è proprio una struttura di contenimento del bestiame e la particolarità di questa immagine è che siamo a 1800 metri di quota. Tutte queste immagini desertiche stridono ovviamente con immagini tipo queste, una nuova struttura, un golf club che è stato costruito, che è stato creato nei mesi scorsi, negli anni scorsi, come attrazione turistica dell'isola. In contrasto ancora con una delle tendenze più recenti, che è quella delle passeggiate sui monti, quello che viene definito l'unico deserto di quota per la zona del Mediterraneo. Qui un'immagine panoramica dal sud dell'isola. Vado velocemente alla parte conclusiva, quella del coinvolgimento delle comunità locali, perché abbiamo provato ad avere un approccio diverso. Ovviamente, come nella sovrintendenza in Italia, anche qui. L'approccio tipico di una sovrintendenza, oltre a quello della protezione e della ricostruzione, è spesso quello di bloccare qualsiasi attività nelle zone archeologiche. Ora, per un territorio così complesso era praticamente impossibile suggerire che le zone diventassero, l'intera isola diventasse un monumento, quindi abbiamo provato a cambiare approccio e a coinvolgere le comunità locali nella ricerca anche
e nella segnalazione di strutture, ma soprattutto nella stimolazione di una sorta di orgoglio per le strutture archeologiche presenti nel loro territorio. Quindi abbiamo intanto creato un portale web con tutte le fotografie aeree, le varie linee arzigogolate che voi vedete sono i voli fatti con l'aeroplano fino a qualche anno fa, ora aggiungerò gradualmente anche quelle successive. E ogni fotografia è stata accuratamente georeferenziata e posizionata con fotogrammetria e un software che ho sviluppato personalmente e che è distribuito gratuitamente, si chiama AutoGR Toolkit, per consentire di collegare la visione dall'alto con un database già disponibile presso l'istituto per il quale lavoro di siti archeologici. Quindi, in un certo senso, ognuno può individuare i siti archeologici presenti in un determinato una determinata fotografia a terra, una impronta della fotografia a terra, e può avere anche informazioni storiche archeologiche sulle varie strutture. Ovviamente abbiamo coinvolto le comunità locali anche nel racconto delle tradizioni e delle storie e delle abitudini. Ad esempio qui avete la mungitura delle pecore, peraltro in una modalità tipica della zona di Lasiti, vedete il pastore munge la pecora dalle spalle, mentre solitamente ci si pone di lato, quindi questa è la tipicità del territorio, e siamo andati anche sulle montagne con i pastori per riconoscere alcune delle strutture che creavano dubbi nella fotointerpretazione, come queste strutture circolari che voi vedete, che non sono altro che dei piccoli rifugi per i pastori in caso di avversità meteorologiche, appunto per poter controllare il bestiame a distanza e allo stesso tempo rimanere protetti all'interno di questa piccola struttura che è di circa 2-3 metri di diametro. Ovviamente altre strutture per la gestione, in un certo senso, delle pecore, altre strutture molto interessanti come questa qui, che sono probabilmente delle cisterne per la raccolta del ghiaccio che poi col tempo diventa acqua, appunto, e viene utilizzato per la coltivazione di alta quota, come in questo esempio qui in basso. Abbiamo anche organizzato una mostra fotografica come mezzo di coinvolgimento delle comunità locali nella sede eccezionale, permettetemi di dirlo, della fondazione qui dove lavoro. Abbiamo allestito questa mostra con diversi cercando di coinvolgere tutti i sensi del visitatore. A partire da questa immagine all'ingresso proiettata al tappeto per spingere sin dall'ingresso il visitatore alla visione dall'alto, è stata una parte molto apprezzata della mostra fotografica perché ognuno aveva la possibilità di vedere il proprio villaggio com'era negli anni 50, 60 e come è diventato oggi. Un pannelli in inglese e in greco. Con informazioni più scientifiche, ma anche la possibilità di guardare solamente le immagini e basare la propria visita al museo, a questa mostra, solo sulle didascalie delle immagini presentate. Un video a fondo della sala con un documentario del 35 che mostra immagini di vita sulla campagna, nelle campagne, insomma, nelle montagne cretesi. Una piccola installazione che consentisse anche per i più piccoli di capire come funziona la fotografia aerea, quindi il tipo di aereo che si utilizza e queste fotografie che abbiamo appeso con del nylon per dare l'idea di come in realtà tutto sia in movimento durante il volo e sia molto difficile anche fotografare l'oggetto preciso della ricerca. Abbiamo anche messo un pannello, un chiosco con immagini panoramiche a 360 gradi dei monti visti appunto dalle loro vette. Tutto questo unito a un sottofondo musicale nel quale abbiamo raccolto una serie di canti storici tradizionali montani. Ovviamente abbiamo anche creato un sito internet all'interno del quale ognuno può avere informazioni e in continuo aggiornamento, quindi quanti sono interessati possono anche seguire lì gli sviluppi, anche se non è aggiornato di frequente perché questo è uno dei molti progetti che seguiamo come Istituto di Studi Mediterranei. E con la possibilità alla quale stiamo lavorando di consentire a tutti gli utenti, a tutti i visitatori del sito, di poter taggare, in un certo senso, di poter arricchire una fotografia aerea con dei ricordi personali per rendere più partecipativa la visualizzazione.
Abbiamo anche organizzato un convegno scientifico con esperti di varie discipline, da geologi, antropologi, sociologi, storici e archeologi, ovviamente, che prossimamente vedrà la luce come libro monografico intitolato appunto Views over the Cretan Mountains, ovvero punti di vista in un certo senso sulle montagne cretesi. Permettetemi a fine di presentazione di ringraziare i due collaboratori, dottoressa Stefania Michalopoulou e la professoressa Cristina Zigonati, l'istituto per il quale lavoro e anche le Foria Neoteran, che potremmo tradurre come sovrintendenza per i beni monumentali moderni, che ha consentito l'utilizzo delle fotografie per gli scopi della ricerca. Vi lascio con questa immagine finale, per quanti vogliano scrivermi o vogliano farmi domande anche ora, sono a vostra disposizione.